Ciao a tutte ragazze e bentornati sul canale. Allora, sono qui con il mio fantastico pigiama con l'orsetto che adesso vi faccio vedere che è troppo carino e l'ho tenuto su perché mi sento più confidenziale senza che mi vada a mettere camicie e maglie, così tanto devo parlare, ho detto me lo tengo. E niente, ho realizzato questo trucco che se volete potete andare a guardare, vi lascio nell'info box il link cliccabile. E niente, faccio questo video per parlarvi appunto di Milano, di quello che abbiamo fatto, ora che siamo stati lì, e per farvi vedere i miei acquisti. Allora, come vi dico anche nel video di questo make-up, siamo andati da Primark, che è stato praticamente è stato devastante, come quando andavo a Londra. Praticamente mi aspettavo di meglio perché pensavo ci fosse meno gente, fosse più tranquillo, invece è stato uguale a quando andavo a Oxford Street, se non sbaglio, comunque da Primark a Londra. Infatti non ho mai visto un camerino di Primark neanche questa volta, perché ovviamente mi sono cambiata per i corridoi praticamente, perché era impossibile, c'era il mondo. E poi sono stata dalla Duré, che adoro, non vedevo l'ora di andarci. Ci sono stata già a Londra, però non ho mai comprato pacchettini e cose, li volevo troppo. Infatti mi sono promessa, ho fatto promettere al mio fidanzato che ogni parte in cui andiamo c'è la Duré, ci dobbiamo andare, mi devo comprare un pacchetto di quelli appunto che si possono tenere e poi tenere esposti con le cose dentro in generale. E dicevo, quindi dalla Duré sono stata da California Bakery, che è una bakery che c'è, sono una catena di bakery che ci sono a Milano, che mi piacciono tantissimo, sono troppo carine, stile davvero americano, e sono buonissimi i prodotti, gli ingredienti con cui fanno le cose mi piace tanto. Ed ecco qui un'immagine che ho cercato da internet che ritrae perfettamente lo stile di queste bakery, che sono tantissime a Milano e sono veramente bellissime e suggestive, soprattutto quando c'è tanta gente dentro, quindi c'è caldo, ci sono tutte queste belle torte nelle vetrine, biscotti, un sacco di cose carinissime. E qui invece ho preso quest'altra foto che neanche a farla apposta ritrae proprio la bakery che sta alla fine di corso di Porto di Cinese a Milano, che è quella dove sono andata praticamente tutte le volte a mangiare, sia a prendere un dolcino. È troppo carina, è piccola, ma è veramente suggestiva e mi piace tantissimo. Poi siamo stati, vabbè, tutti i posti di Milano più famosi da vedere, il Duomo ovviamente, siamo stati alla Rinascente, tutte queste cose qui. E poi ovviamente, come dicevo anche nell'altro video, siamo stati con questi nostri amici a cui voglio bene, e quindi siamo stati benissimo, siamo stati a casa loro ed era come stare a casa nostra, perlomeno per quanto mi riguarda. Mi sono sentita a casa e questa è una cosa speciale secondo me, perché po poche persone ti fanno sentire a casa. Ecco, magari ci sono abitudini diverse, eccetera eccetera. Poi ovviamente la casa era loro, non è neanche a dire che siamo andati in vacanza e abbiamo convissuto, quindi veramente è stata una convivenza per quanto mi riguarda. Io poi parlo per me, perché loro sì, mi hanno detto siamo stati bene, però non posso parlare per loro. Siamo stati benissimo e veramente era come se abitassimo insieme lì. E poi secondo me una cosa molto importante da dire, molto importante questa, perché veramente è difficile trovare persone, la convivenza è una cosa difficile, soprattutto al giorno d'oggi, che chi va fuori a vivere, eccetera, va a convivere con delle persone, chi lo ha fatto e chi lo sta facendo lo sa, è veramente difficile trovare delle persone educate, che siano rispettose e poi magari anche amiche. Noi lì cioè, sono stata felicissima perché sono nostri amici, sono delle bravissime persone, quindi siamo stati benissimo. Io poi ci tengo particolarmente a queste cose perché ho avuto delle brutte esperienze. Cioè di persone maleducate, comunque irrispettose, concentrate solo su se stesse. Chi è concentrato solo su se stesso non si può permettere di stare con altre persone, insomma, di condividere, perché la condivisione appunto riguarda te stesso e gli altri. Se tu sei concentrato solo su di te, sui tuoi interessi, è meglio che ti stia da solo praticamente. E quindi siamo stati troppo bene, ci tengo tanto a dirlo, perché veramente al giorno d'oggi è veramente difficile trovare degli amici, delle persone che ti vogliono bene, o comunque a cui tu vuoi bene, e delle persone che ecco, si mettano da parte l'egoismo e l'egocentrismo per far stare bene anche te. Questa è una cosa speciale, io penso di farla, spero che arrivi, perché io penso di essere una persona, cioè io cerco di farlo, cioè di mettere a proprio agio le persone e di stare bene insieme, perché se vuoi stare bene da solo, appunto ti stai da solo. E spero che appunto a loro sia arrivata questa cosa, anche perché era casa loro, quindi spero siano stati bene. E niente, mi sto facendo questo preambolo assurdo. Abbiamo cucinato insieme, abbiamo mangiato, siamo stati veramente tanto tanto bene, quindi rimarrà un ricordo nel mio cuore speciale, e di Milano anche, perché è stato bellissimo stare lì.
E niente, dopo tutto questo preambolone, vado a farvi vedere che ho comprato. Parto con ciò che ho comprato dalla Duré. Questo è il cofanetto, troppo bello. Scusate, ma viene un po' il riflesso. È in verde acqua e ha il damascato tutto in oro. E ha la scritta La Duré sulla sinistra. Poi si apre e dentro è ancora più bello perché è tutto dorato, lucido, specchiato. E dentro ci sono due macaron che sono superstiti, ma che oggi mangerò perché è l'ultimo giorno, visto che sono stati confezionati il 3 novembre. Gli altri due sono questi, che invece ne contengono quattro. E uno è con il rosa e l'altro è con l'azzurro. E se non sbaglio, gli unici due colori per questi da quattro erano questi, perlomeno adesso e a Milano. E poi invece sempre questi qui, di questa fantasia, invece che ne contenevano sei, mi sembra ci fosse anche con il verde acqua, il colore proprio di La Duré, quello diciamo originale. Per la casa devo dire che la sezione era davvero brutta perché era piccolissima. Praticamente i piani erano due di Primark e sopra c'era uomo, bambino, bambina e uomo, praticamente cose per la casa, e invece giù era tutto donna, quindi la parte di sopra era un po' più limitata, diciamo, per ogni cosa. E quella della casa è stata veramente deludente perché le cose della casa di Primark a me piacciono tantissimo, sono tanto sfiziose e belle, non c'era niente di che praticamente, quindi ho preso soltanto un tappeto. Questo invece è il tappeto di cui vi parlavo, che abbiamo già messo qui in salone all'entrata della porta, che si trova qui sulla destra, ed è molto bello, è veramente tanto tanto carino, e poi è perfetto perché è della stessa misura del mobiletto che abbiamo qui all'entrata. Poi ho preso delle, dico sempre stelle di Natale, non mi viene mai alla prima, fiocchi di neve. Dei fiocchi di neve stupendi, dorati, color tipo champagne, sono bellissimi e sono decorativi. E li ho presi per metterlo sull'albero, comunque in giro per la casa Natale, perché noi la dobbiamo tantissimo. Magari quest'anno vi faremo un video perché dobbiamo tantissimo la casa. A me, a mia sorella, a mia mamma, a mio genitore piace tantissimo. È una cosa speciale, la casa addobbata in maniera natalizia. E quindi ho preso questi fiocchi di neve. Poi ho preso, quindi per la casa. Basta praticamente, cioè assurdo, non ho preso più niente perché ragazzi veramente non c'era niente di che, mi sono dispiaciuta, però non c'era niente. Poi ho preso, per quanto mi riguarda, ho preso una camicia bianca troppo carina, troppo carina perché praticamente è bianca, è morbida, è un tessuto molto morbido e leggero, ha delle belle tasche sul davanti ed è molto bella da mettere sia da sola, sia magari in un pantalone, in una gonna, sotto un maglioncino, è veramente molto 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 versatile. Ha queste due tasche e poi può essere, le maniche possono essere anche tirate su e messe, diciamo, arricciate, morbide, perché tanto hanno il bottoncino qui ed è leggermente più lunga dietro. Poi ho preso un maglioncino troppo carino di quelli con tutte le pagliettine all'interno che lo fanno brillare tanto, con una camicetta che diciamo deborda sotto, sempre in velo, molto carina, che è praticamente un tutto in uno, è proprio cucita insieme alla maglia. Non so se si riesce a vedere in telecamera, ma tutte queste pagliettine che riflettono la luce, che sono veramente belle, e il colore è un beigiolino, un colore molto neutro, veramente bello. E poi ha, come vi dicevo, questa camicetta molto leggera che è cucita appunto ed esce un po' solo sotto. Poi ho preso un'altra camicetta molto bella ed elegante con uno scollo a barca, con la ruche sul davanti, con la ruche che appunto gira su tutto lo scollo, molto morbida, leggera, in color rosa, molto rosa antico, molto bella. Questa la vedo molto elegante, anche con una bella collana per una bella occasione, magari con un pantalone. E poi ho preso, aspettate, l'ultima cosa,
perché non ho potuto prendere tantissimo, ragazzi, altrimenti avrei speso un patrimonio. Ho speso tantissimo, infatti mi sono dovuta fermare perché, sia perché a un certo punto non ce la volevo morire solamente, e sia perché veramente non potevo prendere tutto, perché ogni cosa vale la pena di essere presa, ma se prendi tutto, cioè te ne vai con 1.000 euro di debiti. E quindi aspettate, un'ultima cosa che ho preso, poi ho preso una camicia a mia madre molto bella, molto elegante, lunga, in un tessuto molto leggero e sottile, con dei fiorellini sul davanti. Sempre rosa, rosa, rosa antico, rosa cipria. Poi ho preso un maglione a mio padre molto bello, intrecciato. A mia sorella ho preso un vestito. Poi che altro ho preso? Ah, poi dicevo, sempre per me ho preso la vestaglia da casa che adoro, la volevo sempre, però le altre volte non mi piacevano, che le altre volte che l'avrei voluta prendere, magari non la volevo prendere uguale a mia sorella, un'altra volta non mi piacevano, ora l'ho trovata, è troppo bella, è bellissima, è morbida, l'adoro per stare in casa. Poi ho preso due reggiseni, uno per la palestra che è fantastico perché seno abbondante, con il busto comunque di una misura che non è la stessa del seno, magari se di seno abbiamo una quinta, diciamo, e di busto siamo più piccoli, è molto difficile. Io ne parlo sempre di sto fatto perché è una palla. Invece fortunatamente qualcuno da noi ha anche, per esempio Yamamae, si stanno un po' avviando verso questa strada, ovvero di fare le coppe separate dal busto, e quindi lì c'erano una miriade di cose intime. Comunque alla fine ho preso uno per la palestra che è fantastico, mi va perfettamente. Anche quelli da palestra sono molto difficili da trovare per taglie grandi. E poi ne ho preso un altro bianco, molto bello, molto, molto fine, veramente bello anche quello. Penso di avervi detto tutto. E poi ho preso, beh, stupidaggine, praticamente continuo compulsivamente i sample, quelli lì per andare in viaggio, ne ho miliardi, ma continuo a comprarli perché non lo so, non ne posso fare a meno, quindi ne ho presi altri. Poi se mi viene in mente qualcos'altro ve lo scrivo e vi metto qualche foto. Mi sembra di aver detto tutto comunque. E comunque sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un sacco di cose. Tipo l'anno scorso, 2 anni fa, quando andai a Londra con mia sorella, non trovai niente di che, infatti presi tutte stupidaggini, tipo due calzini, stupida. Ah, poi mi sarà preso pure una borsa molto bella, poi ve la faccio vedere, una clutch. Che stupenda, sembra un sacco quelle di Accessorize, piena di paillette, di... No, in realtà sono pere di glitter, bellissima, guardate quanto è bella. Ed è anche abbastanza capiente all'interno. E quindi non comprai niente di che, invece stavolta ho dovuto smettere di vedere perché altrimenti compravo il mondo, perché c'era tanta roba, tante cose davvero. E quindi niente, vabbè, ve l'ho detto, ci siamo uccisi praticamente, siamo stati 1.000 ore, gente su gente, a provare per strada, cioè a provare per i corridoi roba, a specchiarsi con la gente che ti veniva addosso, beh, no comment. Poi siamo andati da KFC a mangiare, ce ne siamo andate. Infatti ho detto, Federica, ma come fa? Se, cioè, secondo me la gente che va al suo centro commerciale o va da Primark, giusto così, ma se va da Primark per comprare con l'idea di comprare, poi non vai più da nessuna parte, sia perché, tra virgolette, poi è sconveniente andare dalle altre parti, perché da Primark si trovano un sacco di cose che sono veramente a prezzo di costo molto minore di come si troverebbero da altri negozi, e sia perché perdi 1.000 ore, poi non puoi andare nel tutto il centro, che era gigante e stupendo. E quindi niente, siamo stancati tantissimo. E poi siamo andati da Grom, se non l'avete mai assaggiato secondo me merita. A mio fidanzato non è piaciuto, invece a me piace tantissimo, perché veramente ha una bellissima consistenza, molto pastosa, il gelato, i gusti sono buonissimi, mi piace tanto. Poi siamo andati in una pizzeria via Torino, troppo bella, cioè troppo bella, troppo buona la pizza, veramente ottima, una delle pizze più buone che abbiamo assaggiato, infatti, anche se il pizzaiolo poi è calabrese di origine, tutto quanto, dicevano nelle didascalie eccetera che è una delle pizze più buone d'Italia, ma hanno detto erano napoletani, in effetti è vero, una delle pizze più buone che abbiamo mangiato è ottima, buonissima, mi è piaciuta tantissimo e abbiamo pagato anche poco, veramente la consiglio se siete di Milano, se andate a Milano, volete la pizza al centro proprio, a via Torino. Ci sta questa pizzeria che si chiama Piz, buonissima. E questo.
vi ho detto quasi tutto, credo. Ho fatto le chiacchiere che faccio poi con gli amici, spero che vi abbia fatto piacere. È quello che dico ai miei amici quando mi hanno chiesto, ho detto e dico ai miei amici quando mi chiedono, mi hanno chiesto, ah, che hai fatto, come è stata Milano, dico le stesse, ho detto le stesse cose, quindi le ho dette anche a voi praticamente. Spero che vi abbia fatto piacere ascoltarmi un po', vedere che siate state curiose, perché alla fine si tratta di curiosità e di tenersi un po' compagnia. Spero appunto che vi abbia fatto piacere, io vi mando un bacio grandissimo, al prossimo video.